L'Inter vince la Supercoppa all'ultimo secondo, eravamo già pronti a raccontarvi i calci di rigore, invece frittata Juve con Alessandro, Chiellini anticipato da Darmian e Sanchez che segna da zero metri. Francesco, dai, interrompiamo sto silenzio stampa. Ma guarda, io non sono d'accordo con Marcello, perché è vero che ai punti, se fossimo in campo di box, l'Inter meriterebbe di più. Sì. Però al 120esimo, quando tu regali un trofeo in questo modo, non c'è merito, hai fatto un disastro. Cioè, Alessandro non può più giocare a pallone a livelli importanti, non è più da anni un giocatore serio. Non ricordo le sue ultime sovrapposizioni sulle fasce quando sono state fatte, non ricordo un cross decente per un gol, non ricordo un gol. L'unica cosa che mi ricordo di quest'anno è il rigore che ha preso con l'Inter a San Siro per un errore di Dumfries, tra l'altro. Però quello che fa al 120esimo e 15 è troppo grave, perché non era pressato, era tranquillo, era da solo, bastava un colpo di testa per mandare la palla fuori e l'arbitro stava già fischiando perché Bonucci voleva entrare da un quarto d'ora e non l'avrebbero fatto entrare se non per i rigori. Quindi è ovvio che quando tu perdi che sia una Coppa Italia, che sia una Supercoppa Italiana, che sia una Champions, in questo modo rosichi nello stesso modo, certo. Perché hai fatto qualcosa che non si può fare in questo minuto, perché non hai più tempo per recuperare, quindi è grave. E io credo che la dirigenza, oltre a parlare in modo deciso dei contratti di Bale eccetera eccetera, debba anche parlare in modo deciso di giocatori come Arthur, come Alessandro, come Ken. Tanti a Ken, come tanti altri che sono qua, secondo me, a non essere utili né per loro né per la Juventus stessa. Ma lo stesso Guarda, Dybala, secondo me, ha vinto questa Coppa, perché è giusto così, perché poi alla fine chi vince ha sempre ragione, però hai fatto una cosa che non era minimamente preventivabile e che ti stava portando i rigori dopo un secondo e mezzo. Lo stesso Dybala, dal punto di vista contrattuale, va ridimensionato. Tra poco ne parliamo, perché ci arriva bene che ne ha parlato. Ma volevo sì, prego. Non è assolutamente un giocatore da 100 milioni lordi in 5 anni, ma nemmeno la metà, guarda. Nemmeno la metà. Marcello dice non va tenuto. Allora facciamo così. No, devi fare la squadra e l'hai perso a zero, colpa tua che sei arrivato a questo punto a perdere a zero, ma è un giocatorino. Oggi nel primo tempo, Morata, Kulusevski e Bernardeschi, primo tempo, prima frazione di gioco, cioè primi due tempi, tempo regolamentare, Morata, Kulusevski e Bernardeschi fanno meglio di quando sono entrati Dybala e Ken. Dybala e Ken, due fantasmi. E finché Ken, lo puoi capire, perché Ken è Ken, ma da Dybala, che pretendi di essere nella top mondiale dei giocatori più forti del mondo e pretendi un mucchio di soldi dalla Juventus, fai una partita del genere, cioè, scusa, ma cosa me ne frega di averlo così? Io non capisco i dybalisti, francamente i dybalisti che non aprono mai gli occhi. Ma scranateli gli occhi, guardate nelle partite. Guardate i giocatori, non che vi fanno due mossette, gli fanno una piroetta, gli fanno un giochetto e allora quando servono. Guarda, stasera se c'era Ronaldo se la creava da solo l'occasione da gol, se la creava da solo. No, tra poco torniamo con Dybala, che sono sicuro che gli up and down ci daranno un assist per parlare di lui con le parole di Arriva Bene sul suo contratto. Prima però up and down Inter, partiamo dal vincitore, Filippo. Wow ragazzi, devo ancora riprendermi, è stato un finale assurdo. Io quando ho visto la palla di Marco ho detto adesso fischia, magari gli fa buttare la palla in mezzo, ma sai, non ci speravo molto. Certo. Dal nulla sbuca Darmian, che nei momenti decisivi, chissà perché, c'è sempre, e poi scuola Sanchez. Mina. Neanche mi sono reso conto di Sanchez che butta la palla dentro, perché l'ho visto arrivare all'ultimo. Mi devo riprendere, però sono felicissimo. E quindi allora partiamo con gli up and down. Vuoi non mettere Sanchez? Certo. Sanchez ha fatto un gol, il gol decisivo all'ultimo secondo, importantissimo, che ti fa vincere la Coppa, quindi al di là della prestazione per il momento e tutto, gli va dato 8, perché cioè, quello è il gol che ti fa vincere un trofeo. Man on the match. Gli do mezzo punto in meno a Darmian, che comunque è autore del gol, perché se non arriva lui su quella palla e non ci crede lui anticipando Chiellini, certo, dopo l'errore di Alessandro la palla a Sanchez non ci arriva mai, quindi diciamo che fa l'assist, perché effettivamente poi lo fa 7,5. E poi ne devo dare un altro, dico Skriniar, perché anche nei tempi supplementari è stato quello che ha tenuto un pochino più sulla squadra, che ha bloccato tutte le possibili ripartenze in uno contro uno dei giocatori della Juve.
e quindi do un 6,5 a Skriniar. Come vorrei sottolineare, scusami, di degli app ci sono due cambi azzeccatissimi, forse anche erano quelli che doveva fare. Beh, ci sarebbe stato anche Di Marco, che però, ha fatto il cross. Sì, sì, ma i cambi del... Beh, i cambi, le panchine, i due se si voltavano, Allegri e lo stesso Inzaghi, vedevano due panorami completamente diversi. E infatti si è capito perché ha vinto l'Inter. E per quanto riguarda i down, metto solo Correa, perché gli altri... L'Inter non ha giocato una grande partita, è stato cioè adesso possiamo dire che ai punti meritava di più, sono d'accordo. Però la Juve ha affrontato, e sono d'accordo con Francesco qua, ha affrontato l'Inter adesso con le armi che aveva a disposizione. Certo. Cioè, gli ha chiuso gli spazi, non l'ha fatta costruire. Andare a giocare con l'Inter adesso in un altro modo probabilmente sarebbe stato un suicidio. E infatti è arrivato al 120esimo sull'1-1 e poteva vincere la Coppa ai rigori. Se Alessandro, che è un singolo, non fa una cavolata enorme, si va ai rigori. Certo. Quindi, ma quando tu le ciambelle le devi fare col buco? Quando tu fai la ciambella e il buco non glielo fai dentro, finisce così. Perché a furia di farli stare lì, io a un certo punto cosa gli dicevo? Però l'Inter è sempre lì. A furia di farli stare lì, alla fine l'errorino sì, di però scatto. Marce, va bene. Vabbè, al di là che tanto li ho finiti, metto Correa. Solo Correa... 5. Non metto Vidal perché Vidal comunque 6 se lo prende. Però Marce, hai ragione, però io considero il momento della Juve, considero il momento dell'Inter, considero che la Juve ha fuori tanti giocatori, considero che l'Inter sta giocando bene, gioca in casa ed è più forte in questo momento della Juve. La Juve prende tanti gol perché comunque non dimentichiamoci che tre giorni fa stavi perdendo 3-1 a Roma, ne avevi presi 3. Cioè, faceva acqua. I freddi numeri sono impietosi, E a un certo punto cerchi di limitare i danni. E se non fa la cavolata Alessandro, li hai limitati. Poi è chiaro che poi, col senno di poi, il risultato che dici tu... Però non è che abbiamo costruito... Però il tuo punto di vista, io lo capirei se l'Inter avesse fatto 10 tiri in porta con 10 miracoli di Perin, e tu mi dici, sono sempre lì che tirano, e allora vengo dalla tua. Però effettivamente non avevamo creato quasi niente, no? Scusami, io leggo i dati. 23 tiri contro 8. 6 in porta contro 2, 64% di possesso palla, 614 passaggi contro 400. Sì, i numeri sono pro Inter, cioè, vedendoli dai, così. Sì. No, ma infatti lo stiamo dicendo che ai punti ce la siamo meritata, e te lo dico. Sono però la Juve non stava rubando nulla prima di Alessandro. Però no, ma Marge, cioè, è vero, quelli sono i numeri. Io lo sto dicendo come analisi della partita. Io, chiaro che sarei il primo a essere contento di dire vi abbiamo dominato. Vi abbiamo dominato nel senso che vi abbiamo costretto nella vostra metà campo, però le occasioni chiare, al di là dei numeri dei tiri in porta, io mi ricordo quella di Dumfries con la parata di Perin sotto la traversa, e poi mi ricordo tante, tante possibili occasioni, ma sì, sì. Ti ricordi più quelle di Bernardeschi? Con il testa di Sanchez. Sì, quella sì. Cosa d'angolo, sì. Si ricorda di più quelle di Bernardeschi come occasioni vere e proprie. Ma infatti la Juve, secondo me, sbaglia nel secondo tempo proprio le sostituzioni, o non ne avevano proprio più, però non mi pareva. Non puoi averne più dopo un'ora di gioco, Marcello. Diciamo fesserie. Si è fatto la partita stasera tutta. Cioè, è possibile che Morata, che non ha giocato a Roma tutta la partita perché ha giocato gli ultimi 20 minuti, non può fare fino alla fine con Bernardeschi uguale? Ma non posso crederci. Però quella è una scelta, tu, perché l'allenatore tu dice, vabbè, metto Dybala. Dybala si inventa qualcosa, magari è fresco, quando gli altri sono un po' più stanchi, si inventa qualcosa. Cosa si è inventato Dybala? Niente. Zero assoluto. Guarda, si è inventato di più Bernardeschi di Dybala. Marcello, infatti, ripartiamo da qua. La testimonianza che non l'ha fatto giocare dall'inizio è perché evidentemente gli dava poche garanzie. Perché si è giocato così dopo un'ora di partita, non credo che giocando dall'inizio avrebbe risolto qualcosa. Allora, l'Inter ha appena sollevato la coppa nel cielo di Milano. C'è solo l'Inter per me, solo l'Inter per me, solo l'Inter. Per me, solo l'Inter. Up and down Juventus. Marcello,
Guarda, la faccia. L'ultimo drop e tutti questi gorgheggi. No, Appendau Juve, Marcello, poi leggiamo arriva bene, dai. Chi sale e chi scende? Chi sale? Beh, sale, secondo me, McKennie è stato il migliore in campo. 6-7, gli ribadisco il voto che vi ho dato di 90. Poi, secondo me, io premierei Bernardeschi, 6 glielo do, perché comunque è stato l'unico pericoloso che si è creato quelle due occasioni clamorose. Sì, bisogna segnare, è vero, ma almeno se l'è creato, ho visto qualcosa. E almeno poi, sì, è vero, ha partecipato nell'occasione del gol finale anche lui, in quel marasma generale, e Chiellini. Però Chiellini alla fine è stato quello che ha lottato di più di dietro, quindi il suo 6 se lo porta a casa anche per quanto riguarda i negativi. Praticamente quasi tutti gli altri, però Rugani spicca col suo 4, Alessandro spicca col suo 2, anzi facciamo 3, perché siccome se la sua maglia c'ha 12, 1 più 2 fa 3, mettiamo 3 Alessandro, 3, algoritmo il numero sulla maglia, azionato. E poi io metterei insieme, se riesce la regia, Dybala Ken 0, perché non li hai visti. Peggio di Alessandro? Sì, Alessandro 3. No, dico, cioè, tu ritieni la prova di Dybala e Ken peggio di Alessandro, che ha sancito la vetra dell'Inter. No, nel senso che io 0, ma diamogli anche 4, però cioè, io davo 0 per far capire che non li ho visti. Non li hai visti. No, quante però... volte Francesco ha detto dov'è Dybala? Quante volte l'ha detto? Ma io sono d'accordo con te, però quello che sposta il trofeo a Milano rispetto a Torino è quello che fa Alessandro al 121esimo. Quindi Ken Alessandro non può prendere di più. Sì, esatto, se fai così sì, e per di più, ripeto, che qualcuno si accorga della situazione fisica e mentale di questo giocatore negli ultimi 2 anni e di quanto è pagato. Sì, sì. Cioè, se arriva bene, fai discorsi in questo senso per pulire la piazza, ci sta, ma allora che si arrivi, si parte da zero. Non mi interessa, non deve mai più giocare neanche lui. Leggiamo. Leggiamo Maurizio Arriva Bene, in allenamento. Mai commentiamo le parole dell'amministratore delegato della Juventus, che parla di Dybala e di mercato. Su Dybala dice: un nuovo confronto con lui, io non mi confronto con nessuno, dico ciò che penso, quello che ho detto su Dybala vale per tutti i giocatori, voglio vedere carattere, grinta, chi porta sulla schiena il numero 10 deve rendersi conto del peso che ha per noi. Il sostituto di Chiesa, noi di grandi campioni ne abbiamo: Morata, Caio Jorge, Dybala, Ken, Kulusevski, in questo momento ci aspettiamo il meglio da che abbiamo e poi faremo le nostre valutazioni. Certo che quando parla di carattere, di grinta, chi porta sulla schiena il numero 10 deve rendersi conto del peso che ha per noi, sembra che Arriva Bene lo dica dopo la partita, invece l'ha detto prima, ragazzi. Sì, ma perché, cioè, scusami, ma uno come Dybala, no? Che è 6 anni, che 7 anni, che sta alla Juventus, cosa deve ancora dimostrare? Quello che vale lo ha dimostrato, no? Che però ha del talento, ma non ha mai continuità, che non è mai decisivo. Questo l'abbiamo capito, a parte i balisti, che non aprono gli occhi, perché loro ormai gli basta un palletto, come dicevo prima, per estasiarsi. Ma io che apro gli occhi, l'ho visto Dybala, lo so giudicare. Sì, è un bravo giocatore, ma secondo me è sempre a metà, non fa mai il salto di qualità. Stasera te l'ha dimostrato per l'ennesima volta. Quindi cos'è che deve ancora più dimostrare? Quindi secondo me la Juventus non ha voglia di rinnovare con Dybala. Non ha voglia. Ugo è un fan di Dybala, o sbaglio? Non deve rinnovare con... Sentiamo con Ugo su Dybala. No, certo, secondo me è un bravo giocatore. Però esaminando le parole di... No, a parte esaminando di Arriva Bene, quello non mi interessa. Ma per quello che l'ho visto io in questi 7-8 anni, è un giocatore che... con delle grandi possibilità, però un po' di grinta, un po' arriva di arriva fino a un certo punto, Ugo. No, mi fai finire, hai parlato un'ora a te, adesso fammi dire a me. Per cui si aspettava, io mi aspettavo, specialmente poi con la partenza di Cristiano Ronaldo, mi aspettavo che si mettesse la squadra sulla schiena e dire, beh, adesso è andato via lui, siccome era quello che pare desse fastidio un po' a tutti, certo. Ma poi non si è dimostrato quello. Ha perso Ronaldo, ha perso anche tutti i gol che faceva Ronaldo. Lui, tanto, o a meno che sa già di andare via e quindi non gliene frega più niente, questa potrebbe essere, può essere anche una chiave di lettura. Un'altra soluzione. Ma se lui è questo qui, mi spiace, ha perso una grossa occasione, fanno bene a non rinnovargli il contratto a quelle cifre poi.
Non penso che in una finale faccia questo tipo di pensiero, cioè che pensa già ad andare via. In una finale un giocatore ci mette tutto, magari era indietro. Sì, ma lui magari se è andato via magari l'ha già deciso 2 mesi fa. Magari era indietro fisicamente. Lui non ha offerte. Siamo sicuri? Non ha, cioè a nessuno interessa Dybala a zero, al Milan potrebbe interessare Dybala a zero, non a quelle cifre, non è giocatore a tutti a zero, ragazzi. Vai. Stava provando a fare un rinnovo aumentando, dove si vede che in una squadra si fa un rinnovo al ripasso? Non si fa un rinnovo al ripasso, no, non si fa, vuol dire che non lo vuoi più, non si fa. Io ti dico la mia, lì lo prendono tutti. Ti posso dire la mia? Vai. Che giorno è oggi? Il 12? Sì. 12 gennaio. Secondo me a fine anno Dybala va all'Inter a zero e Lautaro Martinez viene venduto. L'Inter fa un sacco di soldi e la Juve perde il giocatore. Questo succede. Ragazzi, Dybala Marotta... all'Inter a zero sarebbe la beffa delle beffe. So che Marotta è un estimatore di Dybala. Giustamente. Beh, e quindi sicuramente non a 10 milioni l'anno. Non a 10 milioni l'anno. Se Dybala vuole venire all'Inter e l'Inter lo vuole, io non lo so, sicuramente il tetto è 6,5-7. Quello che prende Brozovic anche adesso, se arriva a zero, anche se arriva a zero, certo, anche perché lui prende già 7, appunto, dico, se veramente questa è la possibilità, io dubito che l'Inter possa offrirgli più di quella cifra, certo. Quindi se si accontenta di quella cifra il problema è che la Juve non gli può nemmeno più offrire quella cifra. Potrebbe essere rigenerato anche come giocatore. Vabbè, ma Dybala se lo metti in se un contesto giusto ora, però è veramente molle, è proprio ti crea una rabbia stasera un pazzesca. Io tra Lautaro e Dybala non cambio mai, cioè io mi tengo Lautaro tutta la vita. Vabbè, certo, cioè, Lautaro, a me Dybala piace, però ad oggi se devo guardare perdere Lautaro per guadagnare Dybala, certo cado in piedi. Però, cioè, secondo me Lautaro in questo momento è un altro tipo di giocatore. Devi prendere Dybala e un altro, perché Dybala non è Lautaro. Cioè, se vendi Lautaro e prendi Dybala a zero, poi devi prendere un altro attaccante. Ah, vabbè, no, certo. Yeah. Quindi, anche non so perché Dzeko ha un anno in più, eh. Sì, poi non è che può giocare tutte le partite. Arriva bene, è in un senso, è molto chiaro. È come se lui facesse capire a Dybala, al suo entourage, di presentargli una squadra al mondo adesso che è capace di offrirgli lo stipendio che lui chiede. Perché dall'anno in cui ha vinto l'MVP della stagione con Sarri, quindi Scudetto, Goleador, assist, eccetera, alle ultime due stagioni post-Covid, Dybala ha avuto un rendimento, credo, inferiore anche a Piazza quando arrivò a Torino, a tantissimi altri giocatori, ed è il numero 10 della Juve, il capitano. Infortuni continui. Poi, per carità, io non discuto l'attaccamento alla maglia, perché quello l'ha sempre avuto e l'ha sempre dimostrato con la qualificazione Champions dell'anno scorso, con l'esultanza in panchina a Roma nel weekend. Però è un giocatore che purtroppo non è leader. E se tu devi avere in campo un capitano e il numero 10 deve essere un leader. Platini era un leader, Del Piero era un leader, Mandzukic, Tevez erano dei leader, non erano 10... Zidane era un 21, Baggio, era un leader. Roberto Baggio. No, poi non vuol dire sempre, perché esatto, però dal punto di vista di personalità, cioè Paolo Dybala manca in questo, e ultimamente vedo anche cose che prima non faceva, ovvero tipo le ultime storie, gli ultimi post sui social in cui si mostra come compagna in atteggiamenti un po' Lavanda e Mauro Icardi. Sì. E sono le cose che alla Juve non sono mai accadute e piaciute. Quindi mi chiedo, io credo che quest'estate salterà un po' il banco in generale nella Juventus. Non lo dico adesso perché hai perso la Supercoppa italiana, perché ci sta di perderla e come di vincerla, soprattutto in questo modo. Però io credo che nell'estate prossima tanti di questi giocatori non ci saranno più, perché anche i dirigenti la Juve ha deciso di ricostruirsi. Non ci saranno. Poi adesso a fine partita si è soffermato, abbracciandosi in maniera assolutamente, con Lautaro, è stato lì a parlare. Insomma, non mi sembrava uno dei più disperati, ecco. Uno invece inconsolabile era Rugani, davvero Rugani purtroppo è vittima di se stesso. Alessandro fa l'80% della roba, se non il 90%, perché quello che fa Alessandro è follia. Cioè, io adesso l'ho rivisto con gli uomini distanti, con Perin a 10 metri, uno stop di petto, che tra l'altro era uno stop, non era un passaggio, certo, quasi. Chiellini infatti prova anche a travolgere Darmian, non lo fa perché sennò rigore. Ma lì l'unica speranza è che Rugani non si perda quello che parte da dietro. E invece lo perde. E l'ha perso. Siamo ai saluti. Questo...